Eccomi. Allora, sono ripartito, sto salendo, sta nevicando un botto, ci sono dei punti, tipo qua in cui slitta, quindi bisogna fare occhio, vediamo se riusciamo a salire un po'. Minchia raga, appena l'ho detto mi sono dovuto fermare per montare le catene. Niente, non riesco a mettere la seconda. Vabbè, siamo in prima. Solo che in prima devo stare a giri bassi. Malissimo! Sì, non ho la cintura perché salgo e scendo sono i 20 all'ora, 15 all'ora. Cosa dire? Niente, sta nevicando. Non dico invernale, però diciamo che nevica. Nevica peso e bellissimo. Sì, le catene fanno toc 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 perché c'è un po' molle. Però, cioè dai! Allora, io sono andato in Lapponia a cercare la neve, sul mare ne pioveva a inizio febbraio. Minchia, vengo sulle Alpi e nevica il 20 aprile. Ma tanto, raga, sta nevicando un botto! Mi sto male. Cioè, questo in prima. Mi allargo tutto. Sento che fatica comunque, anche con le catene. È una neve veramente del cazzo perché è bagnata, marcia, fa schifo, però è bella ma fa schifo, non so se renda l'idea. Allora, visibilità all'incirca nulla, ci sono pochissimi paletti, quindi già solo vedere dove la strada e non andare nel burrone è un casino, ma non dovrebbe mancare tantissimo. Sono andato pianissimo, c'è una traccia di uno che è sceso prima, ma ci saranno 15-20 cm di pappa, cioè più che pappa è proprio neve marcia, neve piena di acqua, è bagnatissima. Non so neanche se la temperatura sia sotto zero, ma secondo me no. E con le catene sono addirittura in terza, ma qua è quasi piano. Sono a 1910 metri. E che situa. Io che volevo fare un viaggio primaverile. Comunque, mi sa che stanotte mi fermo a dormire sotto lo Splugen Pass, dove ero stato 2 anni fa con il Challenger che avevo preso in prova. C'è un piazzale, tra l'altro, raga, funziona il freno a mano. Io dico solo questo, funziona il freno a mano. Non dico nient'altro.
Allora, raga, la situ è che... Vabbè, non so più tirare i freni a mano. Ok, questo l'abbiamo... È stato appurato. La neve è... Da piantata. Piantata totale. Ah, qua sotto però c'è fango, cioè è pulito. Nel senso il parcheggio è sterrato. Da qua in poi la strada sembra che non sia chiusa, ma secondo me dopo un po' c'è la sbarra. E non ha senso andare a infilarsi più su. Uno, perché è vietato. Due, perché potrebbe essere... Cioè, sicuramente sporco. Già qua sto parcheggio è stato pulito qua, ma... Pulito forse è un parolone. Guardo un attimo se c'è linea, perché penso proprio che ci fermeremo qua. Dai miei ricordi c'è linea. Che situa, raga, che situa. Lasciali. Allora, spegniamo le luci dietro, tanto non servono. Allora, buongiorno. Allora, alziamo. Uno, due. Perché sennò poi domani mattina so già che c'è magari 20 cm di neve. Marcia, attivo i tergicristalli, loro provano ad azionarsi, ma no, ovviamente non ce la fanno perché magari ci sono 40 kg di neve sopra e insomma si sforza il motore, magari non si rompe, però visto che l'ho cambiato 2 anni fa e non so cosa dire. A dire la verità è abbastanza normale, cioè potrebbe, può nevicare, infatti sta nevicando ad aprile. Mi ricordo una bella giornata in powder insieme a Mamo e a Cala, che saluto, tipo il primo maggio o 2017 o 2018, forse entrambi gli anni, tipo uno il primo maggio, un altro il 2, però figo. C'eri, la neve, contenta? La neve, eh? No, vabbè, assurdo. Questo è, boh, Monte Spluga si chiama. Come si chiama il paesino qua? Paesino? Cioè, paesino. Ci sono dei locali, ma ovviamente sono tutti... Ah no, qui sta aperto. È aperto, raga. Incredibile. Sto male. Minchia, è aperto. C'eri, eh? Allora? E allora? È bellissimo, però sono molto molto contento. Oltretutto sono tipo le 20:15, c'è ancora luce. Insomma, dopo l'inverno passato al nord, che insomma era buio alle 3, mi ricordo il 26 dicembre 2022 ho visto un'aurora della Madonna tra Kiruna e Abisko alle 15, quindi è un po' diversa la situazione. Qui sopra c'è la Insta360 che mi hanno dato da testare e sto iniziando a usarla, così poi ve ne parlerò più avanti. Ho fatto delle riprese prima, ovviamente si è riempita di neve la camera, però i primi 10 minuti secondo me qualcosa di decente è venuto fuori. Detto ciò, la tolgo, noi ci vediamo domani. Vado già a montare il video di oggi perché sono curioso di guardare, ma soprattutto sentire l'audio e vedere, sentire com'è l'audio dei nuovi microfoni. Sembrava buono, sembrava più che decente, più che accettabile. E noi ci vediamo domani. Ciao raga, bella.